Romano, schiavo di Milano. Romano, schiavo di Milano. Romano, 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 schiavo di Milano. E ci avete sperato che vi si facesse fare come a gennaio. E invece, vi è andata anche troppo bene perché se noi al 60esimo siamo 4-0, non abbiamo rubato niente e nemmeno un rigore netto. Netto, che è stato dato netto. Ma il Milan i rigori! È netto, cioè, sto qua va avanti verso la porta. Gamba così che sembra il saluto dito, è fatto col piede quello. Se non è rigore quello, se non è rigore quello, sparagli la prossima volta. Detto questo, la Roma ha fatto la partita da Roma. Buttare la partita, siccome siete scazzi perché siete una squadra in merda, avete un punto e ci sarà un motivo se avete un cazzo di punto solo. Siete una squadra di scarsi, siete una squadra aberrante perché questo siete la Roma. Cioè, vi rendete conto che fate schifo al cazzo, avete un punto non a caso. Allora, voi buttate la partita in caciara, così gli avversari si innervosiscono e provate a fare qualcosa. Ma né la Salernitana, né il Verona, né tanto il Milan ci sono cascati. Adesso aspetto già la prossima giornata dove le prenderete da non so chi, sinceramente da non so chi. Siete incredibili, siete veramente incredibili. Voi, il vostro allenatore di merda è quella merda di Lukaku e quella merda di tifosi che siete, perché siete quello. Fischiano qualcosa contro la Roma e i troll. I tifosi Mourinho si trasformano nei troll, anche i giocatori. Vi siete nuovi mostri, no? Quando c'era su Paperissima. Ecco, siete uguali. I tifosi a Roma sono la stessa cosa. I troll che insorgono. Ogni cosa è fuori gioco, fallo. Qualsiasi cosa, i troll. Insorgono i troll. Però, poiché Romano, schiavo di Milano, non poteva che non vincere il Milan. Parlate tanto di un rigore, ripeto, netto, perché era netto. Vi dimenticate che l'espulsione di Tomori è assai generosa. Perché è assai generosa. Però Tomori è un coglione che va a fare due falli. Anzi, tre ne ha fatti. Ha fatto tre falli, Tomori tutta la partita, tutte e tre su Belotti. Cioè, ma li avesse fatti. Ora, non è che ci avessero questi grandi giocatori, però. Avreste richiamato Totti, portato indietro di 20, 20, di 20 anni, di 20 anni avrebbe senso. Ma per Muroso e per tre falli su Belotti c'è da dire che sei stupido. Poi l'arbitro ci ha messo del suo e quindi è andato a finire come è andato a finire. Ovviamente, ripeto, il Milan poteva fare molto molto meglio. Anzi, il Milan aveva l'obbligo di fare meglio perché. E tu hai giocato 70 minuti. Hai giocato 70 minuti e visto le occasioni che ha avuto, tolto un miracolo di Duri Patricio che no, non so ancora come abbia preso quella palla. Devi far di più. Devi far di più perché il Milan il 3-0 aveva tutte le carte in regola per farlo. Poi ovviamente viene espulso Tomori. Pioli che fino all'80esimo non fa cambi e io spero che la dirigenza si accorga che abbiamo un allenatore che fino all'80esimo non fa i cambi. Perché è grave, perché Tomori era già ammonito. Tu Kalulu lo potevi pacificamente mettere sia nell'intervallo, sia dopo il gol del 2-0. Tu potevi pacificamente far entrare Kalulu. Che non sarebbe cambiato niente. Il punto è che adesso ci tocca giocare derby con Kier e Ciao. O Kalulu centrale. Il punto è che se gioca Kalulu centrale, gioca Calabria a destra. E a vedere come Di Marco lo buca. Se gioca Kalulu a destra e gioca Ciao centrale, con Kier. Kier è un soprammobile ormai, è un vegetale. Almeno Tomori correva, almeno quello. Tomori correva, non faceva tanto, ma correva.
Per quanto riguarda il reparto avanzato, il Milan fa sempre buona gestione. Il livello del centrocampo si è alzato e anche di parecchio. Non capisco perché Pioli, primo cambio, ripeto, dopo l'espulsione, va a togliere Loftus-Cheek. Loftus-Cheek che era il migliore, ma proprio per distacco. Si era procurato un rigore, mandato in bambola la difesa della Roma parecchie volte. Va a togliere Loftus-Cheek, ma togli Krunic. No, Krunic probabilmente gli deve aver... paga per giocare, invece che essere pagato, paga per giocare. Evidentemente deve per forza giocare sempre 90 minuti Krunic. Non so che dirvi, boh. Poi Stefano Pinoli ce lo spiegherà. Per quanto riguarda il resto, il gol della Roma è molto fortuito, perché Spinazzola tira con un piede che non è neanche il suo, la palla sbatte su Kalulu, cambia totalmente direzione. Maignan può poco o niente, cioè se para quella palla è una delle parate più belle del campionato, e quindi la palla poi inevitabilmente entra in porta. E Teo Hernández, ottima partita, fa un gol della Madonna, praticamente rovesciata da seduto, da fermo, cioè è una cosa assurda. Bene Pulisic, che nonostante non abbia fatto un gol ci è andato molto vicino e ha fatto molto lavoro sporco. Bene che comunque Giroud, i rigori vanno saputi fare, perché rigore non vuol dire palla automaticamente in porta, ma ci va tirata. E Giroud, bene o male, spesso e volentieri riesce a soddisfare queste richieste. E nonostante tutto, anche il centrocampo male non ha giocato. E forse il voto più basso oggi lo darei oltre a Tomori, che nonostante, ripeto, l'espulsione è molto generosa, i falli sono stupidi. Un po' Pioli, perché tu hai due giocatori ammoniti, uno lo sostituisci perché devi far giocare Krunic per forza 90 minuti, l'altro potevi tranquillamente sostituirlo, non lo hai fatto, ed è stato espulso, e un uomo in meno domenica prossima. Ragazzi, per l'analisi della partita è tutto, sempre forza Milan. Domani uscirà la live reaction, che tra poco monterò. Eravamo su Twitch. Vi dico anche che intanto ringrazio la pagina Instagram Le Bimbe di Kalulu per sponsorizzare le nostre live, i nostri post e tutto quanto. E vi invito sul canale, domani c'è la live reaction. Lunedì comincia Assassin's Creed Lineage, che non so quanti di voi l'abbiano visto. E da martedì torna The Last of Us parte 2. Andremo a concluderlo sul nostro canale. Ragazzi, un bacione veramente sentito di cuore. Alla prossima, da del tutto, sempre Forza Milan.